depositato il filtro e questa deve essere incubata all'incontrario, non metterla nella giusta posizione. All'incontrario la vado ad incubare. E perché metto questa pastina all'incontrario? In modo che il mio terreno non si disidrati. Se lo vado a mettere il contrario si formerà una patina, come in questo caso, vedete, di acqua, e quindi il mio terreno diventerà disidratato, i batteri non possono passare per capillarità all'interno della mia piastra petrea. Allora vado e utilizzo subito a 36 gradi per 24 ore, vado ad intromettere la mia piastra petrea all'interno del termostato. Se qualora ci fossero i coliformi fecali, ci troveremo in questa situazione. Ce ne sono tantissimi, guardate. E vi metterò in relazione un'altra. Vediamo dove. Ecco. Le due piastre petrie, una con coliformi, quella sulla mia sinistra, e una di un campione di acqua pura che non aveva problemi di coliformi totali. Avete visto che il metodo delle membrane filtranti è un metodo molto semplice, si realizza all'istante quando si hanno però le unità filtranti monouso, perché altrimenti bisogna filtrare in altro modo, e quando c'è la possibilità di avere i terreni già pronti. Ma per analisi di routine anche l'Istituto di Igiene e Profilassi usa le stesse nostre piastrine. Ragazzi, la lezione per oggi è finita, la prossima lezione con le stesse metodiche riguarderà i coliformi fecali.